noi viviamo ancora una situazione di retorica delle pari opportunità. I motivi sono evidentissimi, nel mondo del lavoro per esempio le donne in genere occupano delle posizioni subalterne, guadagnano pure di meno, mi risulta, e soprattutto se vogliono adire il successo devono adottare preferenzialmente il costume maschile e non pensare per esempio la realtà lavorativa secondo quella che è la cultura femminile che invece dovrebbe avere grande spazio nella nostra contemporaneità. Però negli ultimi anni è indubbio che la condizione della donna sia cambiata in meglio. Sì, ma sicuramente è cambiata in meglio a fronte del passato, però la cultura è difficile da modificare, il costume è difficile da modificare e permangono ancora tanti pregiudizi, tanti stereotipi che definiscono, che consentono meglio alla donna delle forme sì di emancipazione, ma di emancipazione sotto tutela. Ci sono ancora troppe poche donne al vertice delle istituzioni. È un dato di fatto incontrovertibile e quindi già da questo, diciamo, donne che rappresentano tra l'altro la maggioranza della popolazione mondiale, che per esempio nel caso italiano si laureano prima e meglio molto spesso dei ragazzi e poi invece trovano molto più tardi o non lo trovano affatto lavoro, per esempio, no? E quindi da tutti questi dati di fatto si capisce come davvero ci sia uno squilibrio nelle società, che forse è uno, naturalmente non l'unico, ma è uno dei motivi che possono determinare, come dire, le difficoltà e la crisi del mondo attuale.